Carlo e tutti voi per essere qui a ricordare Miriam Mafai. Ci sono molti familiari, abbiamo pensato insieme a Sara e Luciano Scalia, ci sono molti amici, compagni di lavoro, di viaggio, persone che hanno stimato Miriam, e tutti voi sapete che Miriam è stata una persona speciale per tanti motivi. Non riusciremo a dirvi tutti stasera, alcuni vi diranno meglio di me le persone che parleranno. Uno di questi era il modo in cui metteva insieme, mi sembra, un senso di appartenenza e anche di libertà intellettuale, però la passione civile, politica, con anche l'indipendenza di giudizio. In maniera non contraddittoria, dire, che sembrava naturale. Ecco, e queste qualità mi sembrano non frequentissime nel nostro paese, dove anche gli intellettuali spesso vengono richiesti, qualche volta lo fanno, di indossare una divisa di appartenere a tribù, diciamo così, o a truppe. Questa qualità di Miriam, questo mettere insieme questi aspetti, faceva sì che le tante volte in cui lei è venuta qui in questa sala a discutere con molti di voi di vari temi, ogni volta, come dire, molto spesso ci faceva vedere le cose sotto un altro punto di vista, aiutava tutti noi a uscire appunto dagli schemi, che è una virtù preziosa. Ecco, io credo che tutti noi, almeno la casa editrice, sicuramente vorremmo conservare questa qualità nel nostro lavoro, nel lavoro che facciamo in tanti modi, che fanno i giornali. Ringrazio il direttore di Repubblica, Ezio Mauro, che è qui con noi, che fanno le case editrici, che fanno in generale chi lavora con le idee, con la comunicazione, e che appunto è molto importante che mantenga questa capacità di avere passione, identificazione, spirito di squadra, ma anche capacità poi di uscire da lì. Ecco, è per questo motivo, per questo ruolo che Miriam ha svolto, per questa sua intelligenza, che poi ci è sembrato naturale pensare di incontrarci, e ho pensato di dire a Sara, Luciano, Florano insieme, pensare a questa serata. E ringrazio di nuovo veramente molto Giorgio Napolitano di essere qui con noi, è un segno molto importante. Ecco, do la parola a Luciano Scalia, e poi vorrei chiederò a Vladimiro Porchi, a Giuliano Ferrara, a Walter Beltroni ed Eugenio Scalfari di dire alcune cose su Miriam, soprattutto sulle sue idee, sul suo lavoro, su quello che appunto continua, la tiene viva insieme a noi, in un tempo breve, perché diciamo così dobbiamo stare in un tempo ristretto. E ma credo che questo non sia necessariamente un male per l'intensità del nostro ricordo. Io voglio ringraziare il presidente Giorgio Napolitano per la sua presenza, e anche la Terza per aver organizzato insieme a noi questa iniziativa. Prima di cominciare la mia brevissima, una sommessa preghiera a chi ancora scriverà, se scriverà, intorno a Miriam. Per favore, non la chiamiamo più ragazza rossa. Io, in questi mesi che ci separano dalla sua morte, credo di aver letto e scritto e sentito tutto quello che si è scritto e detto di lei. In tutti questi ricordi ho trovato sincero affetto, ammirazione per la sua straordinaria capacità di giornalista, scrittrice, in molti vera amicizia, ma ho rilevato alcune riflessioni sui suoi tratti caratteriali e politici che, dal mio punto di vista, non corrispondono al mio, come si dice adesso, vissuto con lei. Certo, viveva il giornalismo con una passione vera e profonda,
tanto da fargli dire in un'intervista che voi tutti ricorderete, che fra un weekend con il suo compagno nullo, Giancarlo Paglietta, ed un'inchiesta avrebbe senz'altro scelto la seconda. E questo è vero da sempre, fin da quando aveva iniziato la sua carriera di giornalista. Era il 1956, eravamo in Francia e Miriam, abbandonata la vita di funzionario del Partito Comunista, cominciava quella di giornalista. Io ero in collegio a Parigi e dopo molti giorni in cui non vedevo i miei genitori, Miriam mi fece sapere che mi sarebbe venuta a trovare nel giorno del suo compleanno, il 2 febbraio. Io ero emozionato, come poteva essere un bambino di 6-7 anni. Mi feci comprare un'insegnante italiana del collegio che si chiamava Italia, davvero, un mazzetto di fiori, e con quello in mano cominciai ad aspettare mia madre. Aspetta. No, Miriam non arrivò, perché aveva scelto improvvisamente di partire per Algeri, dove cominciavano le prime grandi manifestazioni per l'indipendenza di quel paese. Questo episodio, fra l'altro, poi è entrato a far parte del nostro lessico familiare. Una volta Miriam, in un'intervista, disse di essere stata poco vicini ai figli. Non è vero. Io, come Sara, avevo un rapporto molto intenso con mia madre. Non ho mai pensato che fosse una madre distratta o lontana. Un rapporto fatto di affetto, sostegno per le mie scelte di vita, lunghe chiacchiere fatte anche di accese discussioni, telefonate quotidiane e viaggi. Miriam era affettuosa con i suoi figli e con i suoi più cari amici, ma a modo suo, senza smancerie, come diceva spesso, senza sentimentalismo. Credo che solo con i nipoti e poi con i suoi pronipoti si sia lasciata andare ad un amore senza limiti e senza vergogna. Si è detto che Miriam non era cinica. Beh, certo, se per cinico si intende chi ha perso ogni speranza per il futuro, allora è vero. La speranza che il mondo e l'Italia potesse cambiare non l'ha mai abbandonata, anche se negli ultimi anni. Ma se per cinico si intende che è capace di battute anche pungenti, allora bisogna dire che Miriam era capace di grandi ironie, di sarcasmo. Qualche volta si è lasciata andare anche a dire cose feroci, senza però mai ferire. Non sopportava la superficialità, la stupidità, l'intolleranza, le posizioni ideologiche, e di fronte a ciò sbuffava, rideva, ma non in maniera compiaciuta, non con la sua risata squillante, dicendo ma va. Queste sono alcune righe che io e Sara abbiamo trovato dopo la sua morte e che descrivono, secondo me, molto bene questo aspetto. Apro le virgolette. Forse sta qui, in questo infantile sincretismo, una delle ragioni, se non la ragione, della mia indifferenza di fronte ai dibattiti sull'identità, la mia preferenza per le identità multiple, il mio rifuggire dalle catalogazioni e definizioni nette, quelle che non ti consentono di riuscita, che ti inchiodano ad un'identità una volta per tutte. Insomma, aliena da estremismi e demagogie. Si è scritto che la vita di Miriam si è intrecciata con quella della sinistra per più di 60 anni, è vero, ma pochi hanno detto come. Dal 1956, non dai fatti dell'Ungheria, che avrebbe capito solo alcuni anni dopo, ma proprio a partire dalla sua esperienza giornalistica, cominciò ad abbandonare quell'atteggiamento fideistico che quasi tutti condividevano nel Partito Comunista, forse per via di quella passione per la verità, per la passione di capire fino in fondo i più reconditi motivi di ciò che accadeva nel nostro paese. Ricordo ancora le violente discussioni avute con lei
alla fine degli anni 60, quando io ero preso da un sacco di dolore ideologico, quando dopo ore e ore di polemiche si finiva sempre con Miriam che mi diceva: devi capire, caro Luciano, che non si vince sventolando il libretto rosso di Mao Zedong, ma solo con la politica della fontanella, cioè occupandosi giorno dopo giorno dei bisogni della gente, di tutta la gente. Di qui il suo rifuggire da qualsiasi forma di estremismo, di demagogia, di populismo, che allignano purtroppo anche fra di noi. Ciò non toglie che cercasse di capire le ragioni tutti, che ascoltasse tutti, ma non per questo se ne faceva facilmente convincere. Insomma, come si dice oggi, il riformismo è stata la cifra della sua esistenza politica, anche sui diritti civili, anche sulle coppie di fatto e i loro diritti. Mi ricordo alcune discussioni avute fra lei e Paola Concia sul matrimonio degli omosessuali, e ogni volta che finiva questa discussione Paola usciva di casa, lei sorridendo mi diceva: ma a me, Luciano, mi fanno ridere i matrimoni fra eterosessuali, perché non mi dovrebbero far ridere? Ed era quindi convinta che le donne si liberassero in una battaglia quotidiana e con le leggi che si potevano migliorare. Insomma, e concludo, credo che per Miriam si attagli bene quella frase: sono rivoluzionario in quanto riformista, sono riformista in quanto rivoluzionario. Dicevo prima che tra le tante cose che mi faceva discussione, appunto, molti aveva fatti qui, e molti di voi se ne ricordano, credo Mario Pirani, credo Rai, a parte tanti di voi che erano qui con Miriam a discutere. Ricordo Mario, lo ricorderai, in una discussione su etica e politica, sulla trasparenza, c'era Valentino parlato, comunque c'era giunto, Miriam fece un intervento, e c'è qui Rosy Bindi, che ringrazio anche molto, e Rosy Bindi è una per pochissime persone, diciamo, una politica, che è venuta in questa sala, non ricordo perché, forse era proprio qui la discussione su etica e politica, ha ascoltato tutto il tempo, poi a un certo punto ci sono avvicinato, così parlavamo ancora di lei, chiesi se voleva parlare, se no. E questo mi sembra un po' diverso. Questo mi si riflette tutto il tempo, questo mi si colpì molto. Dunque, prima di dare la parola a Vladimiro Volpi, volevo chiedere ad Alessandro Laterza di leggere tre righe proprio che ci ha mandato Edma Bonino, che avevamo invitato, ma che oggi è a New York e che non è potuta venire. Vado con voce tonante. Con Miriam ho imparato che le diversità possono essere anche ricchezza, che si può militare ma rimanere liberi, che si può essere animati da spirito critico senza diventare faziosi. Sarò sempre grata a Miriam per la sua capacità di comunicare, ma soprattutto di stare all'ascolto, per il suo modo di appassionarsi senza retorica o convenzionalismi, e per la sua vorace curiosità e desiderio di capire. Mi mancano la sua vitalità, la sua autoironia, la sua contagiosa allegria, e sempre di più mi manca l'amica maggiore con cui confrontarmi e confortarmi. Di meno, chi non lo sapesse, questo ragazzo così colpito, ragazzo, è un giovanissimo collega di Miriam. Sì, io leggerò un brano tratto da un testo scritto da Miriam nel 1976. Tu puoi stare in piedi. Un testo del 1976 scritto da Miriam Mafai per la terza sul mestiere del giornalista. Cercherò di andare veloce. Ancora oggi nessuno di noi sa veramente quali siano le doti che si richiedono ad un aspirante giornalista. Generalmente si pensa che il saper scrivere sia in partenza indispensabile e forse sufficiente. Non è vero, non è sempre vero. Lo scrivere si impara, e certo nessuno di noi scrive oggi come scriveva al liceo. Ciò che non si impara, che mi sembra soprattutto necessario, è una grande curiosità per le persone e i fatti.
l'attitudine a cogliere subito tutti gli elementi essenziali di una situazione e insieme tutti i suoi particolari, la rapidità di apprendimento, di comprensione e di giudizio, una notevole sicurezza di sé, la capacità di ispirare fiducia e stabilire legami, una naturale tendenza alla produttiva superficialità, sapersi appassionare ad un argomento per breve tempo, scriverne e dimenticarlo subito dopo. Una certa dose di ingenuità e di ottimismo è probabilmente necessaria in questo lavoro, per scoprire le cose e non pensare che altri le hanno già scoperte, per indignarsene senza temere di cadere nel moralismo, per essere convinti che valga la pena di scriverle, sperando che questo serva a cambiarle. Guai a pensare che in fondo i problemi sono sempre gli stessi, gli uomini di cui scriviamo sempre intenti agli stessi giochi, di cui conosciamo perfettamente i meccanismi. Quando questo pensiero ci assale, significa che non abbiamo perduto del tutto la coscienza della modestia dei nostri mezzi. Ma se questo pensiero diventa ricorrente, allora è forse tempo di riporre la macchina da scrivere. È difficile fare questo lavoro senza un reale interesse alle storie che si raccontano e agli uomini che ne sono protagonisti. La politica era sempre stata la mia grande passione, in anni in cui le scelte erano radicali e per sempre. Poi mi ero reso conto che essa non era il mio mestiere, e ne avevo scelto un altro, il giornalismo, che mi consentiva di partecipare allo stesso spettacolo, ma in un'altra veste. Dunque aspettava ad altri, non ammessare sul palcoscenico. Di questa necessaria divisione di ruoli sono profondamente convinta. Il giornalista deve essere l'osservatore e il testimone della vita politica. Non può pretendere di essere il suggeritore o il regista. Il che non toglie che qualche giornalista lo sia. Suggeritore, regista e protagonista. Ho sempre amato molto i giornali in cui ho lavorato, ma me ne sono sempre allontanata senza sofferenza. La monogamia può essere una scelta della propria vita sentimentale. Non la capisco, la capisco meno, nella vita professionale. E nel momento in cui siete il bisogno di conoscere altra gente, di misurarsi con altri impegni e doveri. Così, quando si cominciò a parlare a Roma di un nuovo quotidiano inventato e diretto da Eugenio Scalfari, pensai che mi sarebbe piaciuto tentare. Un collega di Paese di Sera mi ammonì: pensaci bene prima di andartene, hai quasi 50 anni, Repubblica sarà un fallimento, e tra 6 mesi tornerai qui a chiedermi di essere riassunta. Non è andata così. La Repubblica, conti fatti, è il posto dove ho lavorato più a lungo. Mi piaceva la sfida, la scommessa, l'avventura di quello che una volta Scalfari chiamava il nostro vascello pirata. Forse fu proprio per sottolineare questo carattere di avventura e sacrificio che vuole tenere la prima assemblea di redazione operativa il 1° gennaio del 1976. Reduci dalla montagna da capo, da un cenone, passammo assieme il primo giorno dell'anno nuovo a preparare il numero zero della Repubblica. Eravamo a Roma una 50ina, tra cui alcuni ragazzi che non avevano mai lavorato in un quotidiano. Il clima di Repubblica, la sua gestione, il processo di formazione delle sue scelte mi apparvero subito contrassegnati da grande cordialità di rapporti e in libertà di dibattito. Può darsi che io non sia nelle condizioni migliori per giudicare il tasso di democraticità di un ambiente di lavoro. Dopotutto sono cresciuto e lavorato, prima della Repubblica, in ambienti in cui la disciplina e il rispetto delle gerarchie venivano considerati valori essenziali. Alle volte penso che proprio per questo Scalfari ha chiamato tanti comunisti in redazione, perché sa che in genere i comunisti sono in gran parte lavoratori e rispettosi della disciplina. Ero convinta, prima di approdare alla Repubblica, che un giornale dovesse essere omogeneo e coerente con se stesso, dalla prima all'ultima pagina. Repubblica era e rimane l'esempio più brillante del contrario. Si contraddice costantemente, della sua forza. La redazione stessa non è mai stata omogenea dal punto di vista politico e culturale. Crescendo, non ha modificato questa sua caratteristica. Ognuno portava e porta tuttora dentro il giornale il suo personale modo di interpretare la realtà, così come ci porta le sue informazioni, i suoi gusti, le sue delusioni. Cosa significa esattamente poi la parola obiettività? Quando io dopo una parola, dice Humpty Dumpty ad Alice, essa è esattamente il significato che le voglio dare, né più né meno. Bisogna vedere, replica Alice, se potete fare in modo che le parole indichino cose diverse. Bisogna vedere, dice Humpty Dumpty, chi è che comanda, ecco tutto. Ecco, ecco tutto. Per qualche tempo comandammo anche noi giornalisti nelle redazioni. In qualche caso sbagliammo, in qualche caso vincemmo, in qualche caso perdemmo. Come stiamo oggi? O più precisamente, come siamo oggi in rapporto al potere? O ancora, per dirla con Humpty Dumpty, chi è che comanda? L'importante, secondo me, è vivere ad occhi aperti. La mitologia della professione si nutriva dell'idea di un'assoluta, totale indipendenza e libertà di ognuno di noi. Ora noi sappiamo che questa assoluta indipendenza e libertà non è mai esistita e non esiste. Esistono spazi di autonomia da salvare. Ci sono fasi nella vita del paese in cui questi spazi sono maggiori, non per merito nostro, o non solo per merito nostro, ma perché è più forte il sistema delle autonomie della società civile e maggiore la richiesta di trasparenza e di controllo. Ci sono periodi, invece, in cui questi spazi si riducono o si chiudono. A me sembra che oggi viviamo, per un complesso di motivi, in una di queste fasi,
non esaltanti, in cui viene richiesto più conformismo che spirito critico, più adeguamento a mediocri valori che ricerca di valori nuovi. Finita la stagione del coraggio e della denuncia, tornerà dunque vincente la stagione del conformismo e della pigrizia intellettuale? Io la sento arrivare. E aggiungo soltanto un piccolissimo ricordo. Io non so, per quanto ho conosciuta, se Miriam abbia prevalso la passione per la politica o l'amore per il giornalismo. Questo testo parla dell'amore per il giornalismo, io questo ho conosciuto. Quando questo amore aveva appunto come oggetto la Repubblica. Miriam frequentava la direzione, frequentava le firme del giornale. La cosa che mi stupì da subito è che Miriam era presa anche a sapere come e cosa si muoveva alla base della piramide, come lavoravamo e cosa pensavamo noi collaboratori e giovani redattori. E questo anche perché, per quello che ho conosciuto di Miriam, lei ha mostrato sempre un grandissimo interesse verso i cosiddetti giovani, diciamo le nuove generazioni, un interesse che spesso si traduceva in vere forme di generosità. E poi Miriam aveva una particolarità, non instaurava con le nuove generazioni quella relazione, quel gioco dei ruoli che ha ragione, spesso si instaura tra generazioni distanti che quella del maestro e dell'allievo. Ecco, lei in alcuni casi ti dava il privilegio di rapporti in qualche modo orizzontali. Ricordo il consiglio, e chiudo, che dava prima di scrivere un buon pezzo. Diceva, immaginati il tuo lettore, vedilo in carne ed ossa, dagli un nome, un volto e scrivi per lui. Ecco, questo solo per dire che io credo che Miriam fino all'ultimo non sia mancata una caratteristica che qui chiede ai giovani giornalisti, che era quella appunto di una grande insaziabile curiosità verso tutto, le persone e verso i fatti. Grazie. Posso venire anche lì ancora lì per stare in piedi? Ma lo dicevo soltanto perché mi era orientato verso non era naturalmente apprezzo la sua premura. La mattina del 9 maggio del 1978 mi capitò di fare, come spesso succedeva venendo da Torino a Roma, una riunione sulle questioni riguardanti la lotta al terrorismo alla Bottega Oscura, e discutemmo se eravamo no alla fine, se Moro si poteva considerare un prigioniero che sarebbe stato ucciso oppure sarebbe stato liberato. Io ero di parere che sarebbe stato ucciso per ragioni intrinseche alla logica di una banda terroristica con quell'identità, con quell'ideologia, con quella cultura. E altri però con qualche elemento di interessante, di riflessione, dicevano no, la sua liberazione sarebbe il detonatore di una grande crisi esplosiva della Repubblica, quindi lo libereranno. Tutto preso in queste, nei residui di queste discussioni, imbocco via delle Botteghe Oscure alla fine della riunione, verso le 11 del mattino, per andare all'aeroporto e tornare a Torino. E passo, senza saperlo naturalmente, davanti a Via Caetano, 50 metri dal luogo dove in quel momento giaceva Aldo Moro. Arrivo a Torino, ho la notizia, terribile, che arriva verso le 2:30, 3, che era un po' meno in tempo reale di oggi, si vedono le immagini televisive, quel terribile bianco e nero, diciamo, della nostra gioventù, e nasce ovviamente una giornata drammatica per un attivista che riprende di partito quella situazione. La mattina dopo leggo l'articolo, l'unico che abbia dato un senso letterario, quindi un senso, un significato, attraverso il giornalismo e oltre il giornalismo, a quello che avevo visto. E l'articolo era questo articolo di Miriam Mafai che mi è stato chiesto di riguardare, di leggere e ripresentarmi in un'occasione così bella, con i suoi figli, la sua famiglia, i suoi cari, e tanta gente che l'ha amata e stimata. E mi ha impressionato che ricordare un dettaglio in particolare. Miriam aveva tra le tante inimicizie, alcune delle quali sono state citate in modo brillante e sacro da Luciano, un'altra che aggiungerei all'elenco, la pedanteria. Diceva questa cosa stupenda, una volta parlavamo di Bruno Pontecorvo quando stava scrivendo il libro
su di lui, perché poi Montecorvo era un amico di famiglia, era una specie di zio, lo zio della bomba atomica, queste cose di mitologia, no? E allora lei era curiosa, voleva sapere perché quando cominciò a essere più libero, ricominciò a venire in Italia, abitava in una pensioncina vicino alla stazione Terni. Cioè, ma che ti diceva? Io le raccontavo un po', insomma, questa strana ricomparsa di uno zio della mia infanzia, perché alla fine degli anni 50 io ero a Mosca e lui era appunto uno dei nostri anfitrioni, diciamo, nel mondo nel cui era vicino, misteriosamente, qualche anno prima. E lei mi disse questa cosa stupenda, perché io la vedevo, ha scritto un libro di storia, l'ho trovato molto bello, molto bene, e mi disse, no, perché sai, ti chiedo queste cose, che erano cose un po' esornative, di coloratura o coloritura, io le chiedo perché a me non piace approfondire, sono contro gli approfondimenti, lo trovai una cosa bellissima. Ecco, leggendo, rileggendo questo articolo sul ritrovamento del cadavere del povero Aldo Moro, ho visto proprio questa grande vena antipedante, giornalistica nel senso più alto del termine, un giornalismo credo della verità, della secchezza, e che in modo asciutto racconta le cose senza che le preoccupazioni deontologiche, che cosa, come, quando, dove, impediscano di comunicare emozione e forza, diciamo, implicita nella realtà. L'articolo comincia con parlando Roma, naturalmente. Questo fagotto, gettato dietro il sedile posteriore della Renault color amaranto, parcheggiata in via Caetani, è il corpo di Aldo Moro. È un fagotto informe, avvolto in una coperta di lana color cammello, con un bordo di raso. Una coperta come ce ne sono in tutte le nostre case. Il sedile è leggermente inclinato verso l'avanti. La macchina ha gli sportelli aperti, a pochi metri ci sono il ministro Cossiga, i sottosegretari D'Arida e Lettieri, il procuratore capo Giovanni De Matteo, il capo della polizia Parlato, il generale Corsini, comandante dei carabinieri. Sono le 14:15, Giancarlo Paietta passa attraverso il cordone dei carabinieri, rivolge uno sguardo interrogativo a Cossiga. Sì, è Moro, risponde il ministro degli interni a voce bassissima. Questo articolo straordinario, che è anche una cronaca superba, non solo dignitosa, ma superba di ciò che effettivamente era diciamo, presuntivamente avvenuto a pochi minuti, anzi nel momento stesso del ritrovamento fatto da una grande cronista, sembra un racconto di Henry James, sembra una storia. Era maggio, ma sembra invece una storia di quelle settembrine calde, cicatrici, dove senti l'infernale pressione della natura anche sui tuoi pensieri. Ed è il particolare straordinario che mi ha colpito, che mi ha di nuovo fatto rivivere quel momento, è quello del bordo di raso della coperta, forse a me, nella quale era poi un po' di nuovo. Miriam racconta nel prosieguo dell'articolo che questa macchina, questa barra di metallo, a un certo punto diventa il centro di uno strano e spettrale silenzio, c'è cioè il sospetto di una bomba, le forze dell'ordine hanno chiuso via Caetano, la gente premeva, ma la folla romana, a un certo punto si era come chiusa in se stessa e c'era stato proprio un momento di silenzio, perché si era capito che invece no, era stato ritrovato il cadavere dello statista della Democrazia Cristiana, sequestrato, processato, ucciso in carcere per il popolo. Il pezzo finisce con dei dati molto importanti per un giornalista di valore come Emilia Mafai, qual era l'arma, lo Scorpion, naturalmente non ha una chiusa retorica, ha una chiusa sui controlli di polizia, sulla capacità dei terroristi nell'averlo portato tra la direzione del PC e la direzione della Democrazia Cristiana. C'è un episodio molto toccante, molto bello, di un prete chiamato alla Chiesa di Gesù, la Chiesa dei Gesuiti, in fretta e furia, dalla polizia che arriva e dà sulla faccia ghiacciata di Aldo Moro l'ultima missione,
fuori tempo massimo. L'articolo è quindi cronisticamente perfetto, politicamente restituisce nel modo più straordinario tutto il tema, diciamo, di un regime unico che era quello del Partito della Fermezza, nel quale ci eravamo ritrovati in tanti e che andavano a Cossiga, a Paglietta, a Chiore, tutti presenti su un luogo di delitto terroristico. Ma se oggi dovessi ripubblicarlo e ritrovarlo, questo articolo sul ritrovamento di Aldo Moro, lo farei proprio in nome della celebre, evidente, straordinaria guerra alla pedanteria che ha sempre fatto Miriam come professionista, come politica, come donna, come essere umano. Lo intitolerei alla Mary James Il bordo di raso. Io do lettura rapidamente di un frammento dell'editoriale che è pubblicato oggi, 26 settembre 2012, su Repubblica, di Miriam Mafai. Da ormai quasi sei mesi viviamo dentro una vicenda che ha trasformato i telegiornali della sera in bollettini giudiziari, un seguito di incriminazioni, arresti, confessioni di uomini politici, funzionari, imprenditori, altro che Disneyland. Viviamo in un paese che per una parte sembra sequestrato dalla delinquenza mafiosa e camorristica, da trafficanti di droga e bande di rapitori, e dall'altra, la parte più evoluta, civile e progredita, sembra in mano a comitati d'affari che si spartiscono gli appalti e le tangenti. Sappiamo bene che la realtà italiana non è solo questa, ma questa realtà è innegabile. E poi aggiungeva, la mancanza di ogni regola, di ogni norma di trasparenza nell'uso di questi fondi affidato all'arbitrio delle segreterie dei partiti, nonostante vengano ufficialmente erogati ai gruppi parlamentari, è ormai di dominio pubblico, così come è nota l'inattendibilità dei bilanci che formalmente vengono presentati ogni anno dagli stessi partiti. C'è da chiedersi dunque se non sarebbe opportuno sospendere questo finanziamento fino a quando non si sia provveduto a modificare la legge in modo da renderne più trasparente l'uso e più controllabile il rendiconto. Sottoposti a una cura dimagrante, grazie al venir meno del sistema delle tangenti e a un finanziamento pubblico adeguatamente riformato, i partiti potrebbero anche ritrovare nel collegamento con i loro iscritti e con la società le ragioni più autentiche di un loro ruolo. Nel momento in cui vengono chiesti a tutti i cittadini pesanti sacrifici per il risanamento del bilancio dello Stato, non sarebbe male che qualche sacrificio in nome della moralità pubblica venisse richiesto anche al sistema dei partiti. Era il luglio del 1992 e siamo ancora qui e questo racconta della, diciamo, da un certo punto di vista della immutabilità di certi italiani e dall'altro della grandezza di un'osservatrice come è stata mia. Io vorrei dire solo una cosa, anche per non rubare troppo tempo al Presidente, che è questa. Miriam a me affascinava sempre e le volevo molto bene, perché penso che lei ritenesse, lo dico sulla base di queste righe, che c'è una sola cosa nella vita per la quale vale quell'espressione che a me fa abbastanza paura, che è senza se e senza ma, ed è la legalità. Tutto il resto è semma, tutto il resto è dubbio, è ricerca, è viaggio, è ispezione, è messa in discussione di se stessi, e Miriam era così, era riformista anche da questo punto di vista e aveva una sacra curiosità nei confronti del pensiero degli altri. Amava il pensiero degli altri più del pensiero di quelli che sentiva più vicini, e forse per questo che tante persone che la pensavano diversamente da lei l'hanno amata come noi l'abbiamo amata. Eugenio Scalfari, come Miriam Mafai, è un'altra delle persone che sono venute spesso qui, sono anche qui delle foto che hanno discusso varie volte in maniera anche molto vivace. Mi ricordo una volta, per me memorabile, quando discutemmo qui con Darendo, mi ricordo di Quadrare il Cerchio. Un'altra volta mi ricordo, fu molto interessante, perché noi pubblicammo un libro dell'attuale ministro dei beni culturali, Lorenzo Ornaghi, che si chiamava Lo sguardo corto, e lui all'epoca era un professore politologo, diciamo, non aveva incarichi politici o non era neanche rettore, era cattolico, scienza della politica, e io chiesi a Eugenio di fare una critica del libro. Ed Eugenio lo lesse e poi mi disse, guarda, effettivamente, diciamo,
avrei da dire cose abbastanza critiche sul libro, e io dissi, ma mi sembra utile per la discussione. E così fu, nel senso che Eugenio fece un intervento molto critico nei confronti del libro, ma fu fatto in tale maniera, quell'intervento così critico, forse era critico su quasi tutto, insomma mi ricordo che disse io condivido, che quando uscì Mornaghi, forse per garbo, ma non credo, mi disse guarda ti ringrazio molto, la ringrazio molto, perché è stata per me un'occasione preziosa, eravamo con un tavolo che detto, è stata un'occasione preziosa da cui ho imparato molto e come dire ho avuto molti stimoli. Ecco, questo lo dico perché appunto è un'altra dimostrazione di come io credo si possa fare discussione pubblica in maniera seria, dura, anche critica, ma civile e rispettosa reciprocamente anche quando si hanno idee molto diverse. Questo lo dico perché per una casa editrice, credo per un giornale, insomma, questo è un tema fondamentale, cioè come creare le condizioni per una discussione di questo, che qui non si arrivi all'ingiuria, all'insulto, eccetera. Scusami, ma volevo dire che volevo ringraziare perché Eugenio appunto è una delle persone, qui ce ne sono alcune, che è venuto qui più spesso e che, come dire, ci ha fatto molto piacere perché ha dato un contributo alla discussione in cui c'era anche Miriam. Bene, adesso sì. Dunque, dopo le cose che ha detto Luciano, allora, dicevo, dopo le cose che ha detto il figlio Luciano, c'è molto poco da aggiungere perché ha dato una definizione molto precisa che io condivido in me. Cioè, riformista perché rivoluzionaria e rivoluzionaria perché riformista. Questo lei lo dimostrava nel vissuto, nei rapporti con tutti i gruppi. E quando lei è stata molto vagante, lo dice, le testate dei giornali non erano una monogamia inscindibile, però quando è arrivata Repubblica, c'è cioè arrivata appunto con i numeri zero ancora, prima dell'uscita, dopo non se n'è andata più. Quello è stato la sua storia, il suo nido. Ecco. Allora, perché questo reciproco innamoramento? Perché poi lei è stata ai primi vent'anni con me, ma i successivi 16 è stato con Ezio, quindi evidentemente era il DNA del giornale che la conteneva e al tempo stesso al quale lei dava alimento e contributo. E uno dei motivi era quello, cioè un riformismo che usa i metodi del riformismo, ma che proprio perché sono metodi efficaci conduce a una rivoluzione di una società conformista. E il suo dice, beh, e poi c'era un'altra ragione per cui lei era in sintonia costante con noi, che noi abbiamo sempre messo, e questo lo ricordo bene ai tempi in cui dirigevo il giornale, facevo, come tuttora poi si consegue a fare, delle riunioni che non avevano niente a che vedere con le riunioni che si fanno normalmente nei giornali in Italia e all'estero, che sono 20 minuti per leggere qual è l'elenco degli argomenti e come vanno messi per pace. Noi facevamo la prima mezz'ora di quello che si chiama, scusate il termine, cazzeggio, il quale serviva da introduzione perché ci abituava. E questa, ripeto, è la seconda ragione della sintonia costante con Miriam, a mettere i piedi nelle scarpe degli altri. Cioè,
non è che noi fossimo privi di nostre scarpe, anzi, per quello abbiamo camminato finora per 36-37 anni, quindi, ma ogni tanto, quando era necessario cercare di capire chi era l'alleato, chi era l'avversario, chi era l'amico, chi era una persona con cui non si andava affatto d'accordo, noi tentavamo di capirlo dal di dentro, cioè mettendoci al suo posto e cercando di ragionare con la sua testa, per poi poterlo, rientrando sulle nostre scarpe, poterlo giudicare con obiettività. Lì hai detto qual è il problema dell'obiettività. Allora, l'obiettività, per noi l'obiettività è sempre stata quella di dire al lettore noi chi siamo, cioè da quale punto di vista noi guardiamo, e che sappiamo che è un punto di vista particolare, non necessario, non ha valore universale, molto soggettivo. E lei aveva questa capacità intrinseca, perché si metteva, cercava di capire gli altri. Ecco, ha ragione Giuliano quando dice che in quell'articolo il bordo di seta della coperta di lana color cannello c'è in tutte le casse, e il fatto che lei lo noti significa che è una persona che attraverso i dettagli descrive una situazione che va molto al di là di quei dettagli, ma la riconduce a un dato, diciamo, che per, sai, i dettagli, Dio si nasconde nei dettagli, perché ci crede, questo è dato di fatto, la verità si nasconde nei dettagli. E questo è stato per noi, sono d'accordissimo che non bisogna chiamare la ragazza rossa, perché era lei era socialista, in realtà lei era socialista, nel senso che il socialismo era il contenuto di quello che lei voleva che fosse il Partito Comunista, il socialismo. Infatti, tanto fece che questa idea entrò pure nella testa di Paglietta, che non era facilissimo a Paglietta far entrare in testa di questo. Però negli ultimi anni, perché lui era più anziano, non so perché, lei lo guidava, mentre prima era molto difficile, lui sì che era il ragazzo con cappello rosso. E io ricordo ancora con Paglietta uno scontro, e in un certo senso quando io tornai al giornale domandai, non esisteva ancora, c'era l'Espresso. Paglietta era andato a fare era il capo della delegazione che era andata al congresso, a me pare il 21esimo, il 22esimo del corso, dove si dava pubblica conoscenza del rapporto Khrushchev. E allora lui raccontò come si era svolto questo congresso. E poi cominciarono le domande, le Lorenzi e tanti altri giornalisti. E lui, e poi ci fu uno che gli domandò, ma voi non eravate accorti di nulla? E lui prima disse no, non c'eravamo accorti di nulla. Poi alla fine insomma disse sì, ma la rivoluzione per noi è più importante della verità. E io mi ricordo che gli dissi, la verità è la rivoluzione. E questo lo raccontai e lei mi abbracciò, perché non era con noi ancora, ci conosceva. E questa è la storia di Miriam per quanto mi riguarda.
giorno, e comincia a parlare come Dio, e finisce come finisco adesso, cioè io la ricordo per la sua intelligenza e la sua allegria. Bene, allora con intelligenza speriamo, con allegria pure. Nel ricordo di Miriam vi ringrazio molto, è stato un bel momento, ringrazio Giorgio Napolitano, ringrazio tutti di essere venuti e continuiamo così.